Ciao gamers, bentornati sul canale di giochi Next Gen. Siamo tornati oggi sulla carriera di FIFA 16 con la Fiorentina. Ok ragazzi, allora questo è il calendario. Oggi andremo ad affrontare altre due partite di campionato contro il Carpi e dopo solamente 3 giorni contro il Bologna. Come potete vedere, nel prossimo episodio ci sarà l'Inter e poi avremo la seconda partita di Europa League più avanti, dopo che c'è la pausa. Vedete, quelle caselle blu sono giornate in cui non si giocano, di pausa. Ok ragazzi, allora andiamo subito quindi a vedere come andrà la partita contro il Carpi. Vediamo prima la formazione. Ok ragazzi, allora per questa prima partita la formazione è quella tipo, visto che in Europa League avevo fatto riposare parecchi titolari. Ragazzi, l'unica sostituzione che ho fatto è quella, come vedete, a centrocampo di Vesino. E ho dato un turno di riposo a Borja Valero, che fino ad ora aveva praticamente giocato tutte le partite, quindi ho deciso di farlo riposare per averlo poi fresco contro il Bologna. Okay, ragazzi, siamo in trasferta contro il Carpi, quindi andiamo a vedere come andrà questa prima partita del giorno. Attenzione qua ragazzi, subito il Carpi, vedete, l'ha messa, per fortuna l'hanno messa male al centro ragazzi, ma primo pericolo. Attenzione a Ilicic, proviamo il tiro a giro, rimpallato Radovanovic, nulla da fare. Ancora il Carpi, ragazzi, attenzione il Carpi, per fortuna che ha tirato malissimo ragazzi. No, è Vesino dentro verso Ilicic, che prova il tiro, Teglio stoppa, poi il tiro a giro, il pallone è deviato in calcio d'angolo. Sbaglia proprio la misura del passaggio Vesino, allora il Carpi avanza. Ancora il tiro del Carpi fuori, pallone dentro, Ilicic ancora, Kalinic, ha saltato il suo avversario, il tiro, la parata di Berkic. Qua proprio il pressing ragazzi, però finisce il primo tempo. Ragazzi, il primo tempo molto combattuto, 0-0, bella partita. Il Carpi sta giocando meglio di quanto mi potessi aspettare. Vediamo come andrà il secondo tempo. Allora pallone dentro verso Kalinic, che la dà a Ilicic, che ha visto lo scatto ancora di Kalinic. Kalinic al tiro, Kalinic, parata di Berkic, palla che rimane lì, non riusciamo a recuperarla. Attenzione, palla dentro per Zárate, numero ancora, Zárate ancora, prova il tiro, rimpallato. C'è però Rodriguez, però il pallone di testa è sbagliato, attenzione al Carpi. Attenzione al Carpi, prova qui il tiro. Miracolo di Tata Rusanu ragazzi. Ancora il Carpi, che avanza col tiro, ancora Tata Rusanu. Teglio dall'altra parte, pallone che arriva a Zárate. Zárate ancora, ma sì, guardate ragazzi, si contrasta con Ilicic. Ragazzi, punizione per il Carpi, ho appena effettuato delle sostituzioni. Ho messo Bracikowski per Teglio, che era stanco. E ho messo, vedete, il Puma Babacar per Kalinic. E poi ho tolto Ilicic e ho messo Kone. Attenzione qua, Babacar, che è scatenato. È solo Babacar. Babacar è solo, il tiro, il gol, l'1-0. Dalla panchina ho pescato il jolly. Ho pescato il jolly dalla panchina. Appena subentrato il Puma Babacar. Guardate qui ragazzi, appena subentrato, grande azione, gol dell'1-0. La sblocca lui, il Puma Babacar ancora. Guardate ancora ragazzi, se n'è andato il Puma Babacar, scatenato Babacar, fermato. Attenzione al Carpi che parte in contropiede, ma finisce la partita. Ragazzi, partita soffertissima, più di quanto mi potesse aspettare. Per fortuna che Babacar appena subentrato me l'ha risolta, quindi sono altri 3 punti per noi. Ok ragazzi, allora qua siamo nella conferenza stampa prima di Fiorentina Bologna, che si gioca solo dopo 3 giorni. Allora possiamo parlare o della Fiorentina o del Bologna o di Donadoni. Io direi di parlare del Bologna e ne parliamo anche bene, giusto per far capire che comunque rispettiamo la loro squadra. Allora ragazzi, questa è la classifica. Vedete, la Juventus è a 12 punti, noi siamo a 10 punti. E poi seguono Sampdoria, Lazio e Milan con 8 punti. Scusate, Sampdoria con 9 e Lazio e Milan con 8. Quindi dobbiamo fare molta attenzione. Ok ragazzi, allora questa è la formazione che ho scelto per la partita contro il Bologna, con Alonso al posto di Zárate, un po' stanco. Kalinic in avanti, gli do ancora fiducia. Bernardeschi al posto di Teglio, anche lui stanco, magari lo faccio subentrare nel secondo tempo. Ilicic, Borja Valero che rientra, e Fernandez al posto di Radovanovic, un po' stanco. Poi ragazzi, ho voluto mettere Masina, che è l'ex di questa partita, al posto di Pasquale, che anche se è il capitano, comunque ho preferito far giocare Masina, magari stimolato dalla partita dell'ex.
poi Astori, Rodriguez, Vesalico e Tatarusano. Ok ragazzi, siamo pronti per andare a vedere come andrà questa seconda partita contro il Bologna in casa. Pronto all'incontro con un 4-3-3 piuttosto. Ragazzi, eccoci qui puntando molto a sulla qualità degli Fiorentina Bologna. Come vedete c'è una montagna da scalare. Abbiamo subito un solo gol in queste ultime partite, quindi abbiamo la difesa tra i migliori del campionato. Andiamo a vedere come va questa partita contro il Bologna. Buon Cavaliero ancora dentro per Ilicic, 1-2. Ilicic che solo può tirare. Ilicic il gol. Passiamo in vantaggio e facciamolo esultare. Mani al cielo e proviamo un'esultanza di Ilicic. Ecco qua ragazzi, che gol Ilicic, bellissimo. A un certo punto pensavo di essere stato recuperato. Grande tiro di Ilicic, 1-0 per noi. Dunsa, attenzione, cross dentro, pallone che rimane lì, il miracolo di Tatarusanu ragazzi, era rimasto del pallone. Vesalico, Vesalico ancora, finta, quella da dentro verso Kalinic in anticipo, deve, è riuscito il portiere, è stato bravissimo il difensore. Ecco il gol del vantaggio che ci viene mostrato. Allora, attenzione ragazzi, corner col Bor Cavaliero, la battiamo in mezzo. Colpo di testa! E abbiamo sbagliato un gol praticamente fatto. Bernardeschi poteva, era più facile sbagliare che segnare, abbiamo sbagliato. Kalinic, bella finta, prova il tiro, ancora Mirante. Allora cross messo dentro, Mirante. Qua Masina, si lascia superare Masina. Cross dentro, attenzione ancora colpo di testa. E finisce il primo tempo. Ragazzi, partita difficilissima. Bologna difende compatto e quando riparte, come avete visto, è micidiale. Per fortuna che siamo in vantaggio, perché è difficile sbloccare. Questo è stato difficile questo primo tempo. Vediamo come va il secondo. Attenzione qua che ha sbagliato tutto il Bologna. Ne approfittiamo con Kalinic. Aveva sbagliato tutto il Bologna. Kalinic, Kalinic, sì, su. Grande smarcamento del difensore e poi il miracolo di Mirante. E non riusciamo a ribadire in rete con Bernardeschi. Non è ancora per Ilicic. No, era Ilicic, no Bernardeschi. Ilicic ancora al tiro. Deviato, rimane la palla lì. Kalinic davanti la porta, ragazzi. Non ci credo. Ha tirato pianissimo. È facile per Mirante. Attenzione qui che se ne va. Bologna. Pallone dentro il tiro. Tatarusanu. Tanto fa queste stranezze. Qua il pallone per loro. Tatarusanu. Attenzione. Ha visto lo scatto di Ilicic. Josef Ilicic. Josef, Josef, Josef. Fermato. Calcio di rigore per la Fiorentina. Attenzione ragazzi, calcio di rigore. È stato giudicato falloso questo intervento qui, guarda, finta e poi agganciato. Direi che il rigore ci può stare. Vediamo qui. E gol ragazzi, gol a cucchiaio di Ilicic. Josef Ilicic, facciamo risultare grande Josef. 2-0 per noi. Ragazzi, questo rigore ci ha tolto le castagne dal fuoco, perché è una partita difficilissima. E qua bellissimo cucchiaio, 2-0 per noi. Comunie dentro. Pure il Bologna. Attenzione al Bologna. Ha sbagliato tutto davanti alla porta. Non so chi Morleo, mi sa. Kalinic cade, non c'è nulla. E finisce qui la partita ragazzi. Abbiamo vinto anche contro il Bologna. Partita anche questa molto molto difficile. Il Bologna è andato vicinissimo al gol in più di un'occasione. Quindi il 2-0 è un risultato che ci possiamo definirlo veramente di lusso. Come sempre vi invito a lasciare like se la carriera vi sta piacendo. Commentate ragazzi, perché vorrei fare questa carriera insieme a voi. Quindi ditemi quali, se la formazione va bene, se volete che cambio formazione, quale modulo vorreste vedere. Io penso che il 4-3-3 comunque vada benissimo. Fatemi sapere insomma voi la formazione per le partite che devo affrontare, se c'è qualche giocatore in particolar modo che vorreste vedere in campo, di quelli che lascio in panchina. Ragazzi, condividete il video, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, suggerite ai vostri amici. Vi ricordo che sotto trovate il mio profilo Instagram, Facebook e Twitter, quindi passate anche dai social network, così magari vi iscrivete anche alle mie pagine. Ok ragazzi, ci vediamo al prossimo video, qui da AngeloNero83 è tutto, ciao gamers!